che siamo in un cambiamento, veramente, in un momento di grande cambiamento, proprio di cultura, di testa, di istruzione. Oggi se vai a vedere chi assumono in una banca, una volta avevi una laurea in economia e commercio che ti dava la possibilità di essere assunto da una banca. Oggi una banca non assume più un laureato in economia e commercio, assume uno laureato e se ha un master sul big data, sulla gestione dei dati, o un tecnico sulla gestione dei dati. Ci sono lavori che scompariranno entro 10 anni, il 50% dei lavori, arrivano lavori nuovi. La scuola non percepisce questo grandissimo cambiamento, che devi preparare i tuoi studenti a lavori che devono ancora arrivare. Quindi devi cambiare la didattica, cambiare il modo di insegnare, devi navigare con i tuoi studenti. Non puoi più, devi fare aule aperte, progetti, progettualità insieme. C'è tutto, è tutto un cambiamento. Io quando mi sento dire queste, sento fare queste domande, allora mettete di Battista con candidato a Roma. Ma non c'entra questo. Non c'entra. Noi abbiamo 4-5 regolette. Siamo i. Guardati, fai una panoramica, siamo dei disadattati, guarda se c'è uno normale, è vero, siamo disadattati, e la nostra forza è questa, la nostra forza è proprio di non adattarci mai, perché quello che si adatta non va avanti. Noi siamo frustrati, guarda che faccia da disgraziato, c'è un po' di frustrazione, chi va nei movimenti è un po' frustrato, vuole andare avanti, questa è l'utopia e ci siamo noi. 4 anni fa, quando è nato il movimento, io dicevo, ma guarda che dobbiamo fare questo, non ci credeva nessuno, era l'utopia. E beh, l'utopia siamo noi, figli dell'utopia, se non ci fosse l'utopia non saremmo neanche qua. È come quando sono andati Wozniak e Jobs dal presidente dell'IBM, e dopo la guerra hanno detto, guardi, abbiamo fatto un personal computer. Questo dell'IBM gli ha detto, ma cosa c'è, un'utopia, questo? A chi volete che interessi un computer a casa, gli ha detto, e li ha mandati via. Ecco cos'è l'utopia. Allora, se non hai il coraggio di sognare, di dire arriviamo a fare qualche cos'altro, arriviamo che i cittadini devono entrare, diventare loro Stato, è un percorso personale, non è un percorso di leader, di movimento. Ognuno deve avere un percorso dentro, l'ecologia ce l'hai dentro, te la devi fare assumere dentro, e quando sei pronto sei del movimento, non devi votarlo se no. È un principio... Ma che belle parole, ragazzi, che mi dico. Ogni tanto mi caso, vedi, la mia deformità mentale, che mi piace ogni tanto, mi piaccio parlare, allora mi devono fermare. Ma quindi candidati di Battista, no, scherzo, no, però... Sì.